Siamo in compagnia di Romano Pasini della Best Auto di Sassuolo in provincia di Modena e siamo accanto a un pezzo veramente rarissimo. È un ATS. Ora, prima di parlare del modello, vogliamo spiegare brevemente la storia dell'ATS, perché sicuramente chi ci guarda non la conosce. Certo. Allora, nel 61 si verificò un fatto molto strano. L'ingegner Chiti, che allora era alla Ferrari e vinsero il campionato del mondo con Philil e Baghetti, ha avuto dei diverbi con il commendatore. Si è staccato un gruppo di tecnici e hanno costituito questa piccola fabbrica, che volevano praticamente fare concorrenza alla Ferrari. Costruirono a Sasso Marconi un piccolo stabilimento dove si costruì una Formula 1 di 1500, che doveva essere un po' lo sviluppo della Ferrari 1500 sei cilindri che ha vinto il mondiale nel 61. E ne seguì poi una piccola serie di vetture da turismo e il marchio è ATS, che significa automobili turismo e sport. Serenissima all'inizio, poi Serenissima scomparve dopo qualche anno. E di questa è una vettura comunque di 2005 di cilindrata, 8 cilindri, macchina tipicamente di impostazione corsaiola. Motore centrale, quindi massima distribuzione di pesi 50-50. E questo fra l'altro è un CTS, tutto in alluminio, cioè doveva essere la versione corsa, perché si fece la versione stradale, che era finita, diciamo, con i paraurti, con i deflettori, con i vetri ascendenti, con un interno più ricco, e questa è decisamente più corsaiola, più spartana, con più leggera, quindi magari, e anche con prestazioni superiori. È una macchina che in questa conformazione ha 260 cavalli, ha 7700 giri, due alberi a cami in testa, quattro carburatori Weber. Due alberi a cami in testa per bancata o? Bancata, carter secco e una velocità di 255 km/h. In campo, diciamo, delle competizioni mi risulta che si fece la Targa Florio nel 64 con Luigi Taramazzo e a un certo punto... Questo preciso esemplare? Adesso non so se esattamente è questa oppure una macchina analoga a questa, potrebbe anche essere questa. Perché ne sono state costruite? Allora, si dice di una quindicina in tutto fra CTS e GT. E quindi si presume che i GTS non siano più di sei esemplari. E adesso, se non mi sbaglio, questa qui sta per prendere la strada dell'America, va oltreoceano. O che passerà i confini dell'Italia, purtroppo la verità è questa. Quindi queste, diciamo, sono le ultime immagini di questa automobile nella patria dove è nata, diciamo. Ora di sì, è un vero peccato, ma sa, noi dobbiamo... Il mercato è mercato. Il mercato è mercato. Siamo con Luca Bertolero di Auto Classic di Torino, di fronte a una 131 Abarth che ha veramente una caratteristica singolare, ha il motore diesel. Ci racconti la storia di questa automobile? Sì, l'autovettura è stata progettata nel 77 a Torino dall'Abarth per una competizione molto importante, che era un rally di lunga durata da Londra a Sydney e che fu poi anche un successo commerciale soprattutto per la Fiat, perché la macchina ottenne dei buoni risultati e furono poi prodotte diverse Fiat diesel e quindi fu anche un successo commerciale dell'epoca. Questa in particolare fu guidata da Baghetti e in questo momento in condizioni originali. È stata conservata da un collezionista in Francia ed è arrivata recentemente qui da noi in Italia. Senti, una piccola curiosità, il percorso del rally era lungo 30.000 km e se guardiamo il contachilometri dell'automobile ne segna 32.000, quindi è stata utilizzata... Fu guidata fino a Londra, da Torino... Dalla sede dell'Abarth a Londra e poi dopo percorse tutta la strada fino a Sydney. Quindi praticamente si può dire che ha fatto esclusivamente la competizione e poi non è stata più utilizzata. Esatto, e la competizione la fece con ottimi risultati, tra l'altro.
siamo con Daniele Turrisi dell'omonima carrozzeria. Siamo accanto a una Renault 5. Vogliamo aprire il cofano, Daniele, e far vedere il motore di questa automobile? Subito. Però, a sorpresa, ecco qua il motore. Dov'è il motore? Cioè, bensì, il motore l'abbiamo messo al centro, non noi, ma bensì la Renault, quando ha deciso di produrre questa versione, di cui potete osservare la seconda, che si chiama Maxi Turbo 2. Quando, siccome Renault è stata sempre vicino, apriamo una piccola parentesi, vicino alle corse, cercando di sviluppare sia i piloti che nuovi veicoli, ha utilizzato il motore versione sportiva di quello che poteva essere la Renault 4, montandolo centralmente, dotandolo di un turbo e posizionato al centro, chiaramente con trazione posteriore, la macchina che dava delle sensazioni fortissime. Tra amici diciamo sempre un po' una battuta, la famosa macchina della vedova, perché tanti si potevano ammazzare. Quindi ora vi faccio vedere veramente il motore dove si trova. Daniele adesso ci apre il baule posteriore della Renault 5, dove è alloggiato il motore. Mi stavo dicendo bagagli un po' sacrificati, non è una macchina sicuramente da viaggio questa. Ed ecco il 4 cilindri Renault, aste e bilancieri di 1400 centimetri cubici, motore montato e posteriore centrale per una distribuzione dei pesi ottimale. E sicuramente, come dicevi tu, è un'automobile che sulla strada dovrebbe regalare, ti incolla, diciamo, come si usa dire, ti incolla al sedile, perché è una macchina turbo compressa con molti cavalli, molto diretta, disperde anche poco nella trasmissione, avendo appunto il motore centrale subito la trasmissione. Quindi è una macchina che ti dà anche delle belle soddisfazioni da guidare, continui a buttare dentro marce, è anche leggera soprattutto nell'avantreno, quindi difficile da guidare, ci vuole una mano esperta, però anche un'auto facile da guidare quando impari a conoscerla. Una volta che la inserisci, poi col gas fai tutto il resto e la macchina va da sé. Chiudi la curva col gas. Bisogna sapere dosare bene il gas, sia per andare forte che per controllarla quando si va forte, quindi una macchina comunque richiede sicuramente perizia.